Il progetto di educazione stradale, avviato dalla Regione Lombardia e sostenuta dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia di Milano, ha una finalità fortemente didattica e altrettanto fortemente culturale. Non si può prescindere del piano didattico da quello culturale. La formazione della cultura è la formazione dei saperi, è la formazione dell'orientamento. Il bambino, il ragazzo, l'adolescente, il giovane e l'adulto finanche non deve rispettare una norma, non deve rispettare un comportamento, non deve abituarsi a un comportamento se prima non lo capisce, se prima non lo comprende, se prima non lo condivide. Quindi il fenomeno della condivisione di un comportamento ed è la regola che lo prescrive, che lo prevede e che lo rende elemento societario è fondamentale. Che vuol dire, in altre parole, comprensione di un comportamento? Comprensione della regola che prescrive, che impone, che stabilisce, che detta quel comportamento? Vuol dire sostanzialmente che il destinatario della regola ne comprende le ragioni. Ognuno di noi, in qualsiasi comportamento, abbiamo delle ragioni che ci spingono. Ecco che riuscire a far intendere le ragioni della circolazione stradale, le ragioni della presenza stradale, in modo automatico, in modo facilitante, porta al rispetto della regola. La regola, in altre parole, viene rispettata molto più spontaneamente e molto più facilmente dal soggetto che ne abbia capito la finalità. Ecco, in altre parole, ogni discente, ogni soggetto che si approssima al dover tenere un comportamento, è un soggetto che ha diritto di capire le ragioni di quel comportamento e dove porta quel comportamento. Quindi, e solo di conseguenza, lo rispetta, ma non lo rispetta come se dovesse ubbidire, non lo rispetta perché ha paura della sanzione, lo rispetta perché lo fa proprio, lo nobilita come elemento e membro della società alla quale appartiene. Bene. In questo senso è abbastanza semplice capire che la circolazione stradale, che la presenza sulla strada è un grande ambiente di allenamento, è una grande palestra all'interno del quale noi viviamo e conviviamo con i fenomeni sociali, i fenomeni delle moltitudini, i fenomeni della presenza degli altri insieme a noi. Ragionato su questo, capito su questo, considerato questo, noi possiamo comprendere anche perché vi è una moltitudine di regole e anche una moltitudine di strade e con le strade una moltitudine di frequentazione delle strade, perché ognuno di noi sulla strada deve raggiungere obiettivi diversi. Ecco, perché io continuo a dire che la dimensione educativa, la dimensione culturale della strada è importantissima ed è la prima palestra di vita per colui che si affaccia al mondo civile. E perché sulla strada, in buona sostanza, fin dall'età infantile ci stiamo tutti. E gli stessi bambini, gli stessi adolescenti, già quando incominciano a girare in bicicletta, oltre che essere pedoni, già quando frequentano i marciapiedi più che le strade, devono attenersi ad alcune regole. Devono attenersi ad alcune regole, sia perché nella strada ci sono dei pericoli, sia perché nella strada ci sono gli altri, sia perché tutti gli altri hanno altri obiettivi, tutti diversi tra loro, e devono coordinarsi, devono collaborare tutti insieme per raggiungere ognuno il proprio risultato. La presenza di una regola che potrebbe apparire impeditiva, l'esempio del vigile che non ci fa attraversare la strada fin tanto che non dà il segnale di via libera, è un esempio nel quale noi comprendiamo che non solo ci sono gli altri, ma che per poter passare noi dobbiamo attendere che passino gli altri, similarmente a quelli che verranno dopo di noi che dovranno attendere il nostro passaggio. Quindi c'è già l'esempio della turnazione. La moltiplicazione delle persone nelle strade ci dà la possibilità di capire come i diritti sono fruibili a periodi, a momenti che hanno una loro durata, ma che per questa durata deve coincidere la presenza di quelle condizioni con la presenza delle condizioni degli altri. Allora, cosa ci dice anche la strada? Ci dice anche che tutto questo incontro di persone che si scambiano, che si interscambiano,
che si rapportano non è altro che una moltiplicazione di esistenze, una moltiplicazione di saperi. Ecco che è fondamentale, no? Abbiamo già detto che la strada di una persona individuale non esiste. Non esiste la strada di una persona singola, esiste la strada per tutti, quindi la compresenza delle strade. Svolgono più funzioni, ad esempio, dico, il lavoro, perché c'è gente che vi lavora sulle strade, c'è il tranviere, ecco, c'è l'autotrasportatore, c'è colui che i vigili, le polizia, tutti coloro che svolgono sulla strada un servizio diretto. Ci sono coloro che vi transitano per commercio. Ecco, l'autotrasportatore, il guidatore del TIR, porta alle sue spalle, nel suo camion, nel suo furgone, tutta una serie di merci che vanno a essere poi destinate e collocate altrove. Ci sono coloro che si spostano per svago, ecco, ad esempio per praticare un'attività sportiva, ci sono coloro che si spostano per andare a trovare i parenti, per andare a recarsi in un luogo dove hanno un'attività da svolgere, non necessariamente lavorativa. Quindi capite che moltitudine di interessi e di collettività che si diffondono nelle strade. Poi c'è una situazione statica. La strada ha anche una valenza statica e ci potremmo dire qual è importantissima. La presenza di una strada è una presenza che valorizza tutti coloro che sulla strada sono affacciati. E penso agli stabili, penso agli immobili, no? Sappiamo bene come in una via del centro urbano un'attività commerciale, un negozio posto al piano terra abbia, soprattutto se in pieno centro, una sua validità, oppure pensiamo a attività ristorative che possono avere validità anche se non sono in pieno centro perché abbiano il parcheggio davanti. Capite come le strade sono elementi di valore e proprio per questo sono percorse, sono attraversate. Lì c'è già la funzione educativa, c'è già la funzione educativa sociale, c'è già la funzione educativa di capire che siamo in tanti a usare quello strumento, la strada, per andare nei luoghi nei quali dobbiamo recarci e che per far questo abbiamo da rispettare una moltitudine di segnali. Ora, restando un attimo sulla funzione valoriale della strada, naturalmente noi abbiamo delle condizioni per le quali alcuni terreni, alcuni luoghi vengono raggiunti dalle strade. Le strade venivano costruite una volta per i militari, poi abbiamo visto per i commerci, poi abbiamo visto per i trasporti, addirittura anche per motivi di pellegrinaggio, ci sono state anche motivazioni di altro genere. Adesso pensiamo alle strade costruite per raggiungere località turistiche, quelle balneari così come quelle montane. Quindi capite i valori come si moltiplicano. Questa è la vera educazione stradale, quella che è plurima, che ha un denominatori comuni vastissimi e che quindi si pone in relazione con tutta una serie di condizioni. Noi dobbiamo uscire da un'ottica, da una visione personalizzata, individuale, egoistica della strada, perché non ha ragione di essere e perché sarebbe controproducente. Il possesso dell'ingresso nella rotatoria e deve essere smaltito perché prima di noi e dopo di noi ci sono stati altri che devono fruire di quel possesso per poter passare, entrare e poi uscire dalla rotatoria. La velocità, ecco, la velocità è prescritta secondo alcuni limiti, ma non è infrequente. Un fenomeno di nervosismo, un fenomeno di arroganza, un fenomeno di prepotenza, un fenomeno di disinteresse dei problemi degli altri che ci porta ad affrettarci sulla macchina che ci precede, a cercare di superarla, ad stare troppo vicini e quindi violazione di eccesso di velocità, di distanza tra autoveicoli, eccetera. Non ha ragione di essere. Le strade devono essere godute e quando parlo di godute voglio dire devono essere fruite per lo scopo che hanno e non per quello di entrare in competizione con un altro. Devono anche essere vedute i meloni stabili delle strade. È bellissimo passare per una città e vedere sui fianchi delle strade l'esistenza di attività commerciali, di palazzi, di architetture, di chiese, di arredi urbani, di marciapiedi, di piste ciclabili. Quello è il grande, costante e duraturo bigliettino da visita di quella località, di quella città. Ci fa capire qual è l'assetto urbanistico e con quanta cura è stato provveduto adesso. Tanto è vero che in tutto questo discorso il primo articolo del codice della strada
stabilisce che la sicurezza delle persone nella circolazione stradale rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. L'esistenza della strada, finalità della sua circolazione, non è primario come spostamento, è primario come sicurezza. Questo è il primo fondamentale articolo del codice della strada. Tanto è vero che i servizi di polizia stradale sono per la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione e la rilevazione degli incidenti, la predisposizione e l'esecuzione di servizi diretti a rendere fruibile il traffico, e tutto sulla scorta della sicurezza. Così recita l'articolo 11 sempre del codice della strada. Ecco che quindi dobbiamo dire che questa grande palestra che è la strada deve insegnarci molto. Deve capire come le norme che sono poste a regolare, come tutte le norme, hanno una loro generalità, cioè valgono per tutti, e una loro astrattezza, valgono per tutti i luoghi nei quali esse vengono applicate. Finalità pubbliche, obiettivi super individuali, sopra individuali, inter individuali, obiettivi sociali. Quindi, in questo senso, il poter capire che cos'è una strada e come si deve circolare è un fenomeno che ci agevola nella nostra vita giuridico-sociale.